Monte Sant'Angelo è una comunità meravigliosa. Dopo aver approvato il regolamento per l'affidamento delle aree a verde in consiglio comunale, prima le agenzie educative con la scuola Tancredi Amicarelli, che ha preso in gestione l'area a verde nei pressi della scuola in zona C Gianni Rodari, in seguito le parrocchie con quella del Carmine, che ha preso in gestione l'area verde nei pressi della chiesa del Carmine, adesso le associazioni come l'Avis, che ha preso in gestione l'area verde nei pressi dell'ospedale cittadino. Ora è giunto il momento del centro sociale per anziani, che ha preso in gestione l'area verde nei pressi di questo monumento ai caduti in Piazza della Libertà, così come anche i privati cittadini, come quelli della zona Stampo Orlando, hanno preso in gestione un'area verde pubblica. Ecco, questo è l'esempio più bello di come si possa fare comunità e di come un'amministrazione, con il supporto dei propri cittadini e di tutte le agenzie educative, cura il bello e cura la vivibilità della propria città.